Allora, in ritardo, come spesso succede, perché tutte le dirette sono sempre un po' particolari, siamo qui con Around Lovesick Duo. Io e Paolo siamo sempre Lovesick Duo, siamo noi. Per chi non ci conoscesse, suoniamo in questo duo chiamato Lovesick Duo. Benvenuti. Il Lovesick Duo, e però, visto che non siamo gli unici e ci piace così, ci piace presentarne un altro di duo. E sono alle nostre spalle, si chiamano Eloisa Atti e Marco Bovi. Ciao. Benvenuti, benvenuti. Ciao. Ciao, grazie. Paolo, io direi però di aggiustare adesso l'inquadratura. No, mi sposto un po' io, ci siamo. No, ma no, io lo girerei un filo, dai. Giriamolo un po'. Dopo, se no, non ci stai con te. E dopo, quando suoniamo... Mi fai lavorare intanto, dai. Mi fai lavorare. Allora, salutiamo tutti quelli che si sono connessi subito. La Marta vincerà, penso, un concerto a casa sua ormai, perché assiste a tutte le dirette. Anche secondo me. Ciao, Marta. Allora, io vi invito a condividere questa diretta Facebook che noi facciamo ogni lunedì, sempre qui in centro a Bologna, in posti ovviamente segretissimi, ma non troppo, però dai, così, con ospiti bolognesi e non, nel senso, ci piace invitare a casa nostra delle persone che abbiamo conosciuto, che abbiamo così, di cui abbiamo scoperto la loro musica e che ruotano un po' nel nostro panorama musicale, o anche così di amicizie, di etichette, piuttosto di gente che lavora nell'ambito della musica, non solo musicisti, ma magari anche fonici, piuttosto che DJ. Va bene, e oggi abbiamo così un duo, io le vorrei fare presentare loro, dai. Vai, allora passiamo la parola a Eloisa, così sa presentare meglio di Marco. Ma Marco arriverà anche lui. Arriverà sul momento, Marco. E quando arriverà? Arriverà. Intanto vorrei fare notare subito che ha prestato Marco ha prestato le cuffie alla Fra, della tanto. Sony, Rosa, e quindi grazie Marco di questo contributo. Okay. Presentatevi, ragazzi. Le cuffie della Giulia. Okay. Grazie, la Giulia. Esatto. Ah, così mi molli il tradimento. Parte, sì, io ero ancora lì che diceva. Okay. Ah, suoniamo subito. Ah, beh, niente, Marco dice di togliersi dall'imbarazzo subito iniziando a suonare. Va bene, allora è concesso, questa è tipo la chiamata a casa. È concessa questa, okay. È concesso. Ok. Quando non si sa cosa dire, sì. Ci resta la risposta del pubblico e qualche suggerimento. Che cosa suonate? Vi facciamo ascoltare Lodi Miss Clodi, che voi conoscete molto bene, ragazzi. E nella nostra versione. Lodi, 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 Miss Clodi, girl, you sure look good to me. But please don't excite me, baby, I know it can't be me. Well, as a girl, you want my money, but you sure won't treat me right. You love to ball in the morning and stay awake all night. I'm gonna tell my mama, oh girl, what you've been doing to me. Gonna tell everybody I'm down in misery. Thank you.
Wow. Secondo me allora è meglio così, che suonino e ci lasciano cullare un po'. Esatto. Piuttosto che, no, che farli parlare. No, perché parlate già così. Allora, grande presentazione, bravissimi, perfetto. Vado via. Cioè, voglio rimanere, ma un po' vado via. Sai come quando vai a vedere i concerti che dici, vabbè dai. Torno a casa, studio un po', poi ritorno al concerto. Dai, vi aiuto io. Diteci un po' di dove siete. Eloisa, di dove sei? Ok, io sono di Bologna da sempre e per sempre sto a San Lazzaro. Sono, insomma, la fiera di San Lazzaro. Mi chiamo Atti, quindi questo è uno dei classici cognomi bolognesi. Però non ho né a che fare con Carlo. I tortellini né con Carlo. Ah. Esatto, anche se gli voglio molto bene, però non siamo parenti, è già stato verificato. E mi viene chiesto circa una volta al giorno da qualcuno. Test. Sì, abbiamo fatto il test del DNA, risultiamo antichi cugini, quindi... Vabbè, però il talento c'è di tutti. È il sassofonista bolognese, per chi sia connesso, tipo la Marta dalla Calabria. E invece Marco, dove sei? Sono di Ferrara e poi abito a Bologna da anni, insomma. Anche se a Bologna c'è via Bovi Campeggi, quella non c'entra niente con me. Ho visto che te hai citato. E poi c'è anche Palazzo Bovi. C'è anche Tamo Pio Bovi. Però non c'entra niente con me. No, sono di Ferrara, però abito qui vicino, insomma. Allora, io ho subito una domanda per Eloisa, così proprio veloce. Ci dici il nome di questo magnifico strumento di cui hai fatto un solo incredibile? Allora, questo strumento si chiama concertina. Concertina è uno strumento popolare, vedete? Ti posso chiedere se me lo passi, lo faccio vedere da vicino? Certo, è uno strumentino piccolo ma infernale, perché come potete vedere è diatonico. Poi vorrei far notare come i migliori fisarmonicisti c'è scritto Eloisa sopra. Ho voluto fare una cosa proprio veramente... tipo liscio e ne vado fiera di questa cosa. Mi ricorda molto i countrymen degli anni 50, 60, era tipo Buck Owens, avevano scritto Buck Owens dovunque, esatto, in mille glitter. Ho voluto fare un po' questa maragliata, come si dice a Bologna, però perché ci sono affezionata, quindi... Mi passo per i farlanni. Okay. Ed è uno strumentino infernale, dicevo, perché è diatonico, come poi lo sono un po' tutti a partire dall'armonica bocca, quindi hai dei suoni in chiusura e dei suoni diversi in apertura. Quindi per suonare in tutte le tonalità deve averne 12. Cioè in realtà ci sono tre file, tu hai la fila in mezzo che è soprattutto la tonalità di Do, la fila sotto che è quella di Sol, invece sopra, la fila sopra sono gli accidenti, quindi sono, non è una cosa cattiva, ma sono i diesis e i bemolle. Però, allora insomma, si può suonare messi un po'. Sì, cioè devi un attimo stare attento, devi pensarci prima a quello che devi suonare, perché se no magari ti ritrovi che vuoi fare quella nota lì e hai già finito il respiro, non puoi più fare in apertura. E lì nel dubbio canti. Esatto, sì, sì. Il bello delle pause. Ma come mai l'ha voluta associare a questo stile, cioè a questo genere qua che magari non è così italiano? Allora, sì, no, infatti, però questo qui è uno strumentino che si usa per esempio nella musica irlandese, nella musica popolare, e quindi sì, noi lo usiamo in modo un po' poco convenzionale, perché in realtà lo usiamo anche proprio anche per la bellezza del suono, quindi per fare delle melodie, se no tu lo useresti sempre così, no? Cioè lo useresti... Si porta da un'altra più parte. Esatto, in modo ritmico, popolare, così, se no noi lo usiamo anche sul jazz per fare delle melodie, per così, oppure arrangiamo proprio le cose, visto che siamo in due dobbiamo arrangiarci, così per cui arrangiamo le cose per chitarra, concertina. Allora, intanto si fischio sono... Fischio al naso. La bolla. Esatto. Da cartone animato. Direi che intanto si sono connessi in parecchi, sono arrivati un sacco di commenti già. C'è Marta, ovviamente la prima, come sempre, immancabile, wow, che dalla Calabria ci segue settimanalmente, puntualissimamente. Alberto, grandi complimenti, se questa musica è intramontabile è perché esiste chi, come voi, non si sottrae al passaggio di consegne e prosegue in modo impeccabile nel solco della tradizione. Mi puoi telefonare? Ripetetelo. Grande Marco, veramente un commento che, guarda, ti metto faccio fissa in alto, proprio hai già vinto. Wow. Poi Giallo Blues, che sono dei ragazzi di Modena che suonano blues, se non fossi a lavorare vi starei a sentire volentierissimo. Grazie del commento. Magari guardala in post. Allora,
Vi faccio una domanda a voi a casa, di commentare da dove state seguendo la diretta, se siete in Romagna, se siete in Calabria, se siete nel Lazio, in Veneto, dove siete. Intanto noi l'abbiamo condivisa, condividetela anche voi se vi va. E fra, ho una proposta, cioè sono presentati così a bomba che avevano detto, ma il secondo pezzo facciamo noi, io gli farei fare un altro pezzo a loro. Subito. Sì, in stecca proprio. Aspetta, li ho interrotti. Perché? Oh, facciamo una cosa che facciamo, che succede sempre, in cui praticamente lui mi dice, cosa facciamo adesso così? Allora io gli dico, e di solito gli propongo un pezzo. E non va mai dice, bene. No. Ma no, cioè tutte le volte, guarda, mi succede lo stesso, uguale. Lui così, oh dai, cosa facciamo? Dico, dai, facciamo questo. No, c'ho la voce, no. Questo è un po' triste, dai. Oppure abbiamo fatto due in do, dico, che pezzo vuoi fare fra quello? Ma in do, vabbè, lo sceglielo te. Ma no, non è che ti devi offendere. È così, vabbè. Cosa più, no. Vuoi fare, dai, questo qua. Non lo so, ti sembrava triste, vuoi fare una cosa... Fallo, dai, così è colpa tua. Ok, colpa tua. Allora, il prossimo pezzo è tutta responsabilità di Luisa Atti. E gli facciamo un applauso in studio. Grazie, grazie. Io mi prendo le mie responsabilità, però non si fa così. è già questo duo. Allora, questo duo dura da circa 2 mesi. E siamo in ritardo perché stavamo decidendo la scaletta. Ok, ci siamo. Vi facciamo una canzone di Jobim, diciamo. Allora sentire. Questa canzone di Jobim ve la riprendo anche. Quindi passiamo proprio a una canzone brasiliana che ha delle parole molto, molto romantiche e molto tristi. Si chiama Inutil Paisagem, quindi dice a che cosa serve questa onda che si spezza, che questi fiori sul cammino, sulla strada, se la mia strada è sola, se tu non ci sei, insomma, è un paesaggio inutile. Mas pra que? Pra que tanto céu? Pra que tanto mar? Pra que? De que serve esta onda que quebra? E o vento da tarde, de que serve a tarde, inútil paisagem. Pode ser que não. Mais de que servem as flores que nascem pelos caminhos? Se o meu caminho sozinho é nada, que servem as flores que nascem pelos caminhos, se o meu caminho sozinho é nada, é nada, bellissimo. Bellissimo, bravissimi. Molto, allora molto bello. Ho vinto. Marco, pollice, dai, pollice su, pollice su. Adesso vediamo la prossima che propone lui. No, però scusa, Marco, visto che adesso così c'è stato uno svarione di, come dire, di genere musicale, no? Spiegami un po' com'è che scegliete le vostre canzoni che vi piacciono, perché prima io ho avuto così uno scoop, ma non eravamo in diretta. Tipo, oh,
hai sentito quella, che bella, oh, la facciamo, dai che la facciamo. No, infatti, no. Abbiamo cominciato suonando soprattutto jazz, diciamo. Poi strada facendo, collaborando, conoscendosi meglio, diciamo. Cioè nella strada proprio guidando. Sì, guidando, sbagliando strada anche. Siamo famosi per richiedere l'indicazione alla persona sbagliata. Tutte le volte. Modena, sì. Brennero, verso il Brennero. Sì, però sì. Per tornare a casa. Quando abbiamo iniziato a leggere delle parole in tedesco. Schnitz. Ma forse lo siamo in direzione. Forse dovevamo andare dall'altra parte. Iniziamo a vedere la neve. No, allora in questi viaggi, diciamo, parlando, sì, ricordando, conoscendosi meglio, abbiamo scoperto altri generi, diciamo, ascolti comuni, ci hanno portato a questa, come si dice, mescolanza. Sì, noi cominciamo a suonare assieme parecchissimi anni fa, tanterrimi anni fa, e avevamo cominciato proprio suonando jazz assieme, e poi ci eravamo trovati simpatici. Ma siete due sagome. Questo, e qui come si lasciano intendere, capito? Non è che dicono una cosa. E allora... Comunque, Eloisa, sei il pet, scusami, ma l'altra volta quando siamo arrivati, allora, erano tre personaggi dei fumetti: Marco, Bobby, Fabrice e Enrico. Arrivi tu, sei tipo la quarta elemento. La quarta, si sta creando un racconto a storie fumettistico. E vai pure avanti, ma niente, poi dopo abbiamo detto, beh dai, ci stiamo simpatici, allora troviamoci e così, e vediamo di arrangiare anche qualche cosa, perché non ci bastava il fatto di suonare il pezzo così, no? Cioè, lui suonava, io cantavo e così, certo. Cioè, abbiamo proprio fatto, è chiaro che abbiamo dei momenti di libertà e di improvvisazione in certi punti che abbiamo scelto e così, però è un lavoro molto di arrangiamento anche, per cui ci troviamo io e lui, ma questa, lui poi è pignolo, qui questa cosa, no, e lo però, e poi dice, fallo per me, dice sempre questa cosa, fallo per me. Ti interrompo un secondo. Capisco, perché... non è che capisco bene, di più. Ma prova a rifare una... fallo per me, mettici quello. Userò fallo per me adesso. E comunque dirò di no. Fallo per me, Francesca. Ma allora... sappi, Luisa, che io ti dirò di no. Forse me la devi. Allora forse metto un santino tuo, Marco, dietro Paolo, quando me ne ricorderò. Quando allora... mi dirò così. Intanto la Marta ha detto che hai stravinto. Dalla Calabria hai stravinto. Okay. Perché... vai, Marta! Marta, sei tutti noi. Intanto sono arrivati un sacco di commenti da... Allora, ciao da Mignos. Non so chi sia, ciao Mignos. Simone, no, non Merli, è un Mignos, è un paese. Ho detto Mignos. Allora, Puglia, qui dalla Puglia ci ascolta. Comoda la Puglia. Michele. In tutta, lui gira. Adesso. Michele Pillosu, ciao Elo, grandi come sempre. Poi, ciao, Simone Merli da Pavia. Panino da Livigno, grande. Viva facci sapere se forza Panino. Forza Panino, e facci sapere se c'è già neve, se c'è ancora neve. Sara Tenaglia, che ha avuto una bimba da pochissimo, grandi ragazzi, la Frida, anche se ha solo 2 mesi e mezzo, vi ama, grande. Un abbraccio. E poi la Marta ha stravinto. Scusami, ti ho interrotto sul jazz e del fatto del santino di Marco Bovi. Potremmo, allora facciamo così, per le prossime dirette distribuiremo un santino di Marco Bovi per chi viene in trasmissione. Comunque Marco, ti vogliamo una volta al mese, perché sei... è troppo bello averti qua. Sì, Marco dà dipendenza, poi ti stordisce. Cioè quando ce l'hai, poi ti stordisce, perché quando non suona parla ininterrottamente con una mitraglietta e si vede a un certo punto le persone che parlano con lui, dopo un po' vedi che iniziano a perdere le forze, si incolpiscono, si iniziano a sedere così, e Marco ma io però ho avuto l'approccio opposto con Marco, perché in realtà è venuto a registrare nel mio studio insieme a Aldo Betto. Sì, ed è venuto a suonare, quindi non è che è iniziato subito a parlare. No, ma se tu gli dai una chitarra in mano, lui suona anche quando parli, mentre parli tu, cioè lui suona. Cioè, proprio, è quello un po' tutti i chitarristi. Ma finché la chitarra sei batteristi, brom, 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 rubate. Vabbè, andiamo avanti. Cambiamo totalmente, andiamo da un'altra parte. Intanto così possono discutere del prossimo pezzo. Sì. Allora, io... faccio sempre una rubrica, che l'altra volta non l'avevo preparata, ma oggi sì, dei concerti che ci sono qui a Bologna in settimana. Allora, stasera ci sarà al Teatro Duse, in via Cartoleria, l'Orchestra Senza Spine, che è un'orchestra incredibile, di giovanissimi,
E, alle 9:30, quindi vi invito ad andare a vedere, perché ci sono insomma dei ragazzi che stanno studiando da anni e fanno insomma dei concerti, spettacoli bellissimi. Per chi invece volesse qualcosa di un po' più, totalmente un altro genere, non musica classica, al Bravo Caffè Mia Mascarella c'è Tac & Patti, quindi un altro duo incredibile. Mentre domani, domani al Cortile Caffè al Mio Nazario Sauro ci sarà la Jam, alla Jam Blues, alla Jam Blues domani sera, e all'altro spazio di fianco, un po' prima, inizia un concerto molto particolare, perché fa parte di una rassegna chiamata Le Mille e Una Nota, dove si fanno queste rassegne il martedì, che sono serate di musica e cultura e testimonianze domani sul mondo arabo. E a seguire, diciamo, di questa racconti, insomma, sul mondo arabo, ci sarà una band marocchina chiamata Jed Balak. Scusate se magari non lo pronuncio troppo bene. Mentre mercoledì, poi ci fermiamo, andiamo avanti. Dopo, al Bravo Caffè in via Mascarella ci sarà Nicola Conte, al John Wesley Harding, che invece è un locale tutto anni 20, un po' modello proibizionismo, ci sarà un altro duo che si chiama Sinedades, che ospiteremo anche qui. Ci proviamo, perché so che scappano via tutta l'estate in Toscana, e adesso proviamo a vedere se riusciamo a incastrare. Alla voce c'è Erika Boschi e alla chitarra acustica Agustin Cornejo. Zan, zan. Allora io farei anche un pezzo zan zan. Intanto arriva Mix. Ciao Elo, bravissimi, da Marco Bolognini. Giorgio Cencetti, ciao Elo, my new swingy mama. Oh mamma, sai perché? Perché con Giorgio Cencetti, che è sotto mentite spoglie, perché è il DJ Farrapo, adesso dobbiamo andare a suonare in Austria con il suo progetto di Swinging Junkies, e così, quindi Swing Mama. Intanto anche dal Lazio ci ascoltano Massimo Laconi. Cosa vogliamo fare, Fra? Allora io intanto vorrei dire a tutti di mettere mi piace sulla pagina di Eloisa e Marco Bovi, se la trovate noi ve la linkiamo qui nei commenti. Ho messo nel titolo quella di Eloisa, ma però non ho trovato quella di voi due, quindi adesso magari cerco meglio. Quella di noi due siamo stati un po' negligenti, ce l'abbiamo fatta tipo 15 anni fa. Ma io ho trovato un fan club. C'è un fan club, esatto, ecco. Però noi non l'abbiamo mai seguito, ogni tanto ci arriva qualche gentilissima richiesta di essere iscritti al fan club, che noi diciamo va bene, però noi non lo scriviamo niente. Ho visto che Farnedi ha già commentato, era molto carico, ma quindi ho fatto la richiesta anch'io. Ma mettete mi piace sulla pagina di Eloisa o chiedete l'amicizia a Marco Bovi, così per sapere i loro prossimi concerti, che a questo punto possiamo anche dire quali sono o qual è. No, allora aspetta, abbiamo allora io e lui in duo qua a Bologna saremo il 17 maggio all'Osteria numero 7 di Rastignano, di Pianoro. E un'altra data importante, così magari mi allaccio anche un altro discorso, è il 12 maggio, dove facciamo un'anteprima del mio disco americano, praticamente. Cioè del mio disco, ho questo disco in cantiere che deve ancora uscire, ma avrò già dei dischi da distribuire, un'anteprima. Il 12 maggio la facciamo al Friday Night Blues Club. E siamo tutto il gruppone intero, il disco sono tutti pezzi miei in inglese, mixati a Tucson, e cioè proprio Arizona. American Boy, Arizona, esatto, tutte le volte che si dice Tucson si dice Arizona, Arizona. Don't forget we know. Esatto. Okay. Però è Bologna, Emilia Romagna. Esatto, e okay. Così, quindi... Anzi, San Lazzaro, bell'aria. Esatto, no? Esatto, bene. San Lazzaro. E parlando di dischi, quindi questo disco esce a maggio? Allora no, questo disco esce non ufficialmente a maggio, nel senso che io farò una mia auto produzione pre-release prima dell'etichetta, cioè faccio una sorta di edizione ghost, cioè quindi proprio fantasma, edizione limitatissima, tipo rituale esatto, e perché così iniziamo a muovere un po' le acque e cominciamo a fare prima di fare il vero e proprio release eccetera, facciamo delle anteprime e così. E in questo disco hanno suonato Marco Bovi alla chitarra e varie chitarre, poi Emiliano Pintori al pianoforte, organo Hammond, Fender Rhodes eccetera, Stefano Segni al contrabbasso,
Zeno De Rossi alla batteria, e questo è il gruppo fisso, è il gruppo di base, quintetto, nonché numerosi ospiti come Antonio Grammentieri, Don Antonio, eccetera, come Erika Skerl con il violino, bravissima, come Tim Trevor Briscoe con il clarinetto, cori di Farnedi e Lolli, immancabili, e poi su un pezzo che è quello che dà il titolo poi al disco, che si chiama Edges, ha suonato il mitico maestro Michele Carnevali, ha suonato l'ocarina, ha suonato questo, che viene fuori questo suono che non capisci da dove esca, sembra che venga dalla luna, non so, un suono pazzesco, è così. Bellissimo. E più Eloisa Atti alla voce e grande, e tutte le mie cosine qua. Cioè, un po' di gingilli, ukulele, concertina. Allora, parlando di dischi, poi dopo andiamo a suonare. Che, yeah. Non, guarda, che intanto ci seguono anche da Collecchio, Giuliano Sacchi da Collecchio. Figa, così. Ormai sto imparando parmigiano, ragazzi. Sono diventando pro. Dice oggi, bravi. Bravi. Vedi. Allora, mi dai un ordine cronologico? Perché questi ragazzi che suonano, ragazzi. Bravo, suonano un po' sprazzi, perché mi avete raccontato questa cosa, tipo, non so, cioè avete un momento che fate un sacco di concerti, poi a volte un po' più di calma, poi a volte fate un disco, poi venite in trasmissione da noi, se non arrivate danno tutto in un momento, con ben non uno, non due, ma tre dischi. E, guarda, se... che lei già messi in ordine, come facevi a sapere, le hai messi in ordine davvero? Il primo è quello nero. Allora, quello nero è Lullaby to Myself. E tu hai in mano l'ultima copia esistente. L'ultima copia. Quindi ragazzi, trattala bene. Non dovevate, perché... Vendila. Esatto. Ragazzi, l'ultima copia è qui, quindi se la volete non potete averla. Non potete averla copia. Perché è l'ultima. Farete ciao una Claudio. Ristampa? Faremo, non ci abbiamo mai pensato. Lo si può trovare su SoundCloud? Sai dov'è quello lì? Credo che sia su... L'ho detto apposta, mettere un po' in difficoltà. Credo che, no, credo che sia su iTunes, credo che ci su sia. ITunes, su iTunes forse, bene. Sì, l'altro sì, sicuramente. Quello lì c'è? Quello lì. E di che anno è questo qua? È del 2008. Quindi, benissimo. E Eloisatti, Marco Bobbi. È bellissima la copertina Love di questo. Love Science, questo è il numero 2. E sono anche qua 12 pezzi Cat Sound Records, e questo invece lo si può trovare ai concerti, Eloisa? Allora quello sì certo, ok, sì, questo certo. C'è e Henry Songs invece è il terzo, è l'ultimo che abbiamo fatto, questo è fresco è fresco bellissimo, c'è anche Me and Bobby McGee 2013 questo. Sì, quello è sì, ieri è ieri, esatto. Bellissima anche questa copertina. Vedo che Lorenzo, che si è già connesso, grande Lorenzo. Allora, come andiamo avanti qua? Quindi no, visto che hai nominato Me and Bobby McGee, se vuoi te la facciamo. Dai. Volentierissimo. Però poi abbiamo tempo per suonare anche assieme. Sì, sono le 6:50. Okay. Abbiamo ancora un po' di tempo. Okay. Ciao Lorenzo. Non far finta di non esserti connesso, che ti abbiamo visto. Me and Bobby McGee. Allora, chi si è connesso tardi, abbiamo Marco Bobbi e Eloisa Atti, e ci fanno un altro pezzo, il anche terzo. Per chi si è connesso presto, non anche è che sono... Si... ma l'ho già detto, l'abbiamo già detto. Quindi condividete la diretta se vi piace, diteci da dove state seguendo la diretta, scriveteci se è una regione, una città. E se siete al mare non fatelo, grazie. Ok. Busted flat in bed and rouge, waiting for a train, and I was feeling near as faded as my ages. Bobby thumbed a diesel down just before it rained. It rides all the way for New Orleans. I pulled my harpoon out of my dirty red bandana. I was playing sour while Bobby sang the blues. Windshield wipers slapping time, I was holding Bobby's sailing in mine. We sang every song that driver knew. Freedom was just another word for nothing left to lose. And nothing, been nothing, honey, if it ain't free. Freedom was good enough for me, feeling
good was good enough for me. Good enough for me and my Bobby McGee. From the Kentucky coal mines to the California sun, well, Bobby shared the secrets of my soul. Through all the kinds of weather, through everything we done, well, Bobby baby kept me from the cold. One day I'm near Selena's lawn, I let him slip away. He's looking for it and home and hope he finds it. Oh, when I trade my tomorrows for one single yesterday, to be holding Bobby's body next to mine. Freedom was just another word for nothing left to lose, and nothing means nothing, honey, if it ain't free. Feeling good was easy, Lord, when he sang the blues. You know, feeling good was good enough for me. Good enough for me and my Bobby McGee. Grazie. Grazie a voi. Se avete qualche domanda per Eloisa e Marco, scrivetela pure nei commenti e cercheranno di rispondere, anche se non è niente la musica, lì abbiamo Marco che è un pozzo di risposte. E, le dip enciclopedie. Passa la palla a te, che se vuoi andare avanti con un po' di concerti. Dai, dico gli ultimi, perché questo weekend non ne ho trovati molti, quindi dico quelli di giovedì, che ce n'è abbastanza. Allora, giovedì al Bravo Caffè ci sarà Tricarico in via Mascarella. Al John Wesley in vicolo dei Facchini alle 22 ci sarà un trio funky reggae, rock, soul. Si chiamano Bad Karma Trio. Al Nero in vicolo Broglio, sempre diciamo su in centro vicino via Mascarella, ci sarà Giovanni Benvenuti Trio più la Jam Session. Di fianco, un po' più tardi, ci sarà all'Arteria Andrea Lorenzoni, che presenterà il suo disco Mondo Club. E al Locomotive invece una roba un po' più indie rock, alle 9:30 in via Sebastiano Serlio Umberto Maria Giardini e Ibou Moyen, non so se l'ho pronunciato bene perché non li conosco. E purtroppo non li andrò a sentire, perché venerdì suoniamo io e Paolo in centro a Bologna. Quindi lo dico qui, lo scrivo anche sulla pagina, per chi volesse venirci a sentire, suoniamo al Clariken, che è l'Irish Pub, quello in via Zamboni, famoso. Diciamo dopo le 10, intorno alle 10:30, saremo lì. Abbondante. Visto che non suoniamo, che suoniamo raramente a Bologna, chi volesse venire, venerdì, Love Sick Duo al Clariken. Andiamo anche io, ma... Non sono via anch'io. Porta l'anima. Allora, qua abbiamo un testo che, perché dovete sapere, è un reading comprehension che Eloisa ci ha portato oggi, perché lei, oltre a cantare, suonare, eccetera, è anche insegnante di inglese. Alle medie. Dalle medie, quindi... dalle medie. Lo fai alle medie. Allora, per rendermi, ha detto, perché non fai due cuori? Allora, ha detto, perché non fai due cuori? Praticamente ha scritto Non ci sono le parole. Esatto, non ha scritto le parole di alcuni pezzi, li devi indovinare. Vediamo se funziona. I had my brother's pie. Cosa manca?
Non l'hai detto. Sì, l'ha detto, l'ha detto. Ci manca, la devi mettere tu. I hate my brother's pie. I hate my brother. Esatto. Cosa manca? Cosa manca? Ho mangiato, hate. Oh, ragazzi, dai, Paolo, è in crisi. Pronto. È bella questa cosa. Vale. Vado con la seconda. Fabrice, ti prego, vieni in aiuto. Aiuto, Fabrice. Allora. I ate my brother's pie. I spilled his milk and cried. I lost his new car. Aspetta, dovevo ancora arrivare. Dove ci sono le righe? Devi mettere la parola che manca. Allora, visto che tutte le puntate le ripubblico le ripubblichiamo su YouTube messe dal verso giusto, metteremo in sovrappensione questa parte, così facciamo capire la cosa sta succedendo, perché è difficile. Ok, però la devi dare a lui, perché deve indovinare. Insomma, questo era un pezzo che volevamo non fare tutti insieme. La indovino io. Vai. La terza. Faccio la terza? Sì. Aspetta, ero a... I lost his new car key, so put the blame on me. I told his girlfriend. Ce l'hai? Ce l'ho. Told. Told, vai. Ragazzi, io vi consiglio di tornare alle medie e avere un insegnante così. No, fatevi bocciare. No, oggi invece gliel'ho fatta cantare, no? Perché a settembre faremo un'anteprima nella scuola di Monterenzo, che è dove insegno io. A settembre faremo un'anteprima a Monterenzo del disco, no? Allora due classi l'avevano imparata, erano lì che cantavano intonatissime insieme a me. Tanto c'erano quelli di prima, i primini, che ascoltavano. Dopo, quando sono tornata in classe, prof, non ci farà mica cantare. Erano lì che dicevano, ma quella di prima, no, è un'altra. E ti hanno fatto una dub. Esatto. Siamo aggiornatissimi ormai sulla dub e tutte le cose dei giovani. Allora, visto che siamo aggiornati, visto che magari da casa non sanno perché abbiamo questo foglio, ma in verità è perché Marco e Eloisa hanno deciso di farci suonare insieme a loro un paio di pezzi, tra cui questo che si chiama Blue Eyes Blue. Esatto, che sarà è una super anteprimissima, perché questa qui è nel disco che deve ancora uscire, infatti, che presenteremo il 12 maggio. 12 maggio al Friday Night Blue. Esatto. Prenotate, perché ci sono i posti limitati e prenotati, quindi prenotitatevi. Mentre la Fra si posiziona, si accorda, anch'io dovrei, ma non voglio. Ma sì, tanto ragazzi, voi vi accordate, ma sono scordata io, quindi non. Bene. Volevo guardare i commenti se era arrivato qualcosa di nuovo. Marco, è sempre difficile stare in duo con una donna. Sempre così. Ma chi è che guida quando andate a suonare? Io. Guida lui. E io dormo e lui non se ne accorge perché parla. È fantastico. Allora. Ogni tanto dico qualche frase sconnessa, no? Perché dormo, quindi me ne esco tipo la seggiola, delle cose così. Ma e non lui, sei una buona compagna di viaggio. No, io dopo un po', magari torniamo alle tre o così, io ogni tanto mi prende la bioca proprio, che mi addormento, però lui non si accorge di niente, anche viaggi di tre ore. Lui non lo capisce perché lui sta parlando, no? Ma abbiamo un sacco di cose in comune, perché la Fra appena, cioè, ha un'autonomia massima, cioè proprio quando è in pompa, di 30 km. Racconta l'ultimo. L'ultima eravamo a Milano, ragazzi, abbiamo fatto 4 giorni suonare di giorno la Cosmo, proprio abbiamo suonato sta fiera, e noi giustamente la domenica siamo andati a Milano a vedere Tedeschi Trucks Band, no? Perché non si poteva perdere. Allora finiamo concerto molto carichi ancora, eccetera all'Alcatraz, usciamo, passiamo davanti a, come si chiama quella, al birrificio Lambrate, parte la Fra carichissima, ragazzi, lo facevo quando venivo a Milano, lasciatemi qui al birrificio Lambrate, domani mattina alle 6 prendo il treno e torno a Bologna. 20 secondi, appena finito questa frase, si girava era così. Finita. Ero morta. Ma perché la testa dice le cose e il fisico giustamente dice, ma dove cazzo fai? Sì. Allora, Marco Moon, mi sarebbe piaciuto ascoltare una versione di You Really Got a Hold on Me di The Miracles. Era il ragazzo che ha fatto quel bellissimo commento che abbiamo messo in alto. Poi Enzo Adamo, se fossi a Bologna. Fabrizio, Tito, Cabizza, Eloisa, ciao. È cintura nera di qualsiasi cosa. Mi piace. E allora facciamo questo pezzo? Allora. Possiamo fare il miracolo.
no, non facciamo questo. Non la mettiamo su, mi dispiace. Vai. Allora. Non entriamo dopo. Seconda storia. Vai. Ok, ok. E questa è una canzone mia che parla di una... c'è questa ragazza che dice che ne combina di tutti i colori, questa fanciulla che in famiglia fa dispetti a tutti, cose tremende, tipo, non so, seppellire la cartolina di Natale della nonna, tipo far andare giù per il rubinetto la fede della madre, cioè ne fa di tutti i colori, però dice però questa non è la cosa peggiore che ho fatto, la cosa peggiore che ho fatto è rendere tristi i tuoi occhi blu. Ok. I ate my brother's pie, I spilled his milk and cried, I lost his new car key, so put the blame on me. I told his girlfriend lies, she left with no goodbyes, but worst of all it's true, I made your blue eyes blue. My little sister's door, somehow I let it fall. Her dress was made of lace, 'twas burning like a blaze. My brother took the blame, and I said, ain't that a shame? But worst of all, it's true, I made your blue eyes blue. I'd give the world to you, world to you, world to you, but I made your blue eyes blue, blue eyes blue, blue eyes blue. Gee, how that makes me cry, it almost makes me wanna die to see your blue. So blue. Bello quando hai parlato della birra. Sì. While drinking down some beer, cioè è arrivato il momento proprio. Deve arrivare la frase, rock and roll. È spuntato un Chuck Berry.
Infatti, senti. Bellissimo. Ma infatti, Marco gli ha messo i verbi, gli ha messo i sostantivi. Beer. Non lo so, se volete, già che siete chitarrati, facciamo anche quell'altra, vi va? Sì. Vi va? Vai. Facciamo un'altra sempre del disco che ha da venire, che ha da uscire, che si chiama Each Man is God. No way. E a Bologna diremo vamola. Vamola. God is in every man, each man is God. La minore. La minore. Yes. Molto feeling, molto western. Ok. Sì, questa va suonata con la chitarra a cavallo, andando a un passo molto rilassato. Bravo, sì, eh? Is God is in every man. Be cruel, be no man's fool. Be the one who lands it. It's you, it's me, it's you and me together. Every time we choose to drop the gun or pull the trigger, I met I knew they called him Jesus. So strange a name for one with no religion. He shot his wife one early Sunday morning. They say that before she died, she whispered the name of God. Every man, be cruel, be no man's fool.
too. It's me, it's you and me together. Every time we choose to drop the gun and pull the trigger. Bellissimo, bellissimo. Complimenti. Era bellissimo. Non avevo capito l'atmosfera di questo pezzo finché non l'ho suonato e mi ha ricordato tantissimo una cantante che io amo molto che si chiama Madeleine Peru. Ah, e io l'amo molto, bello. E mi ha ricordato un po' le sue atmosfere così, un po'. Più che qualcosa di country, che però, cioè country diciamo alla Tarantino intendo, mi ha ricordato un po' lei, quindi queste atmosfere un po'... Mi piace. Così, sad. Si può fare. Allora, visto che mancano 5 minuti, intanto io vorrei ringraziare chi ha seguito la diretta, ma soprattutto gli ospiti, perché senza di loro non facciamo praticamente niente. Cioè noi passiamo lunedì così, capito? Non sapevamo cosa fare, abbiamo detto ma perché non facciamo dei pomeriggi un po' in musica, e ci fa piacere che qualcun altro ha voluto condividere questa cosa con noi. Quindi se c'è qualcosa, Paoli, di l'ultimo. Andy Wallace, che è il ragazzo che fa i video a Friday Night, scrive: ciao Andy, ciao Maya, bellissima canzone, brava Eloisa e bravi anche Marco, Paolo e Francesca, diretta super. Davide Biserna, se fate Billie Holiday muoro. Allora aspetta, già che lo dici, Billie Holiday la facciamo, perché io ho appena fatto, a gennaio è uscito un disco con il mio gruppone, così che sono tanti anni che lavoriamo su Billie Holiday, quindi abbiamo fatto il disco che è uscito a metà gennaio per la Alman Music, quindi se vi interessa è un bel lavoro sui pezzi anche originali scritti da Billie Holiday, si chiama Everything Happens for the Best, Alman Music, Eloisa Atti, tararà, pubblicità, e il 5 di maggio lo suoniamo, udite in settetto, oh, in cantina Bentivoglio, con anche alla tromba il favoloso Maurizio Piancastelli, Matteo Raggi al sax, e Davide Brillanti alla chitarra, Emiliano Pintore al pianoforte, Stefano Segni al contrabbasso e Vittorio Sigbaldi alla batteria. Beh, da non perdere. 5 maggio, adesso lo scrivo. Allora volete fare l'ultimo pezzo? Chiudiamo così? Allora facciamo un blues proprio di Billie Holiday, dai. Facciamo Fine and Mellow. Fra, vuoi aggregarti anche te? Sì, un attimo. Yeah. Mi sgrego, aspetta. Scrivo questa cosa del 5 maggio. Tanto ti ridò il foglio per i... Ma non l'hai compilato, non ti metto il voto. Non classificato, ragazzi, è un non classificato. NC. Paolo. But I hate my brother's NC. queste sigle qua. Non... Perché, che pezzo facciamo? Un blues in fa o sol, come più vi aggrada. Basta, scegliete che siamo voi insieme, basta. Basta che facciamo tutti la stessa. Okay. Facciamo, allora, in realtà lei lo farebbe in sol, quindi facciamolo in l'originale sol. È in sol, lo facciamo in sol, dai, va bene. Allora seguiamo te, Marco. Come fai? Sarebbe po bo 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 bo, non so anche che tonalità sto cantando. Treats me oh so mean.
US Padre pants. Stripes are really yellow, and when he comes in and loves me, he's so fine and mellow. Love can make you drink and gamble, make you stay. Do things that you know it's wrong. Treat me right, baby, and I will stay home every day. Treat me right, baby, and I'll stay home every night and every day. But you won't treat me right. Esatto, Marco Movi. Marco, come fai a fare quelle magie? Bellissimo. Ciao a tutti. Anche se guardate questa diretta in post, siete arrivati fino alla fine, scriveteci da dove l'avete vista, lasciate un commento se vi è piaciuto, qualche domanda. La prossima settimana siamo di nuovo in diretta o no? La prossima settimana no, è lunedì. No, è Pasqua. È Pasqua, è lunedì Pasquetta, no, non ci sei, fra, tu ci sei via. Quella dopo. Quella dopo. E rimanete aggiornati sul sito, ci sono aggiornate, non ancora, le riaggiorniamo tra pochi minuti, le prossime dirette. Grazie a Luisa Atti e Marco Bovi, e vi facciamo un altro applauso come se ci fosse il pubblico qui, come se foste tutti qui. Grazie a tutti, ciao 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 ciao, ciao, ciao.